Bentrovati, mi sono rinchiuso nella camera perché ecco, con quattro bambini è sempre ecco, difficile trovare un po' di silenzio, semplicemente perché volevo aggiornarvi un po' su ciò che sta avvenendo in Puglia, più in generale in Italia e nel mondo. È chiaro che siamo impreparati a gestire un virus così contagioso. Il semplice fatto che l'Italia non sia autosufficiente per la sola produzione di DPI, quindi di dispositivi di protezione individuale, è davvero anacronistico. Ecco, Germania, Francia addirittura erano pronti ad esportarli, quindi si dava per scontato fossero autosufficienti. Invece qui in Italia siamo davvero messi male. Ecco, noi non abbiamo possibilità di produrre mascherine FFP2 e FFP3, figuriamoci se arrivasse una guerra batteriologica, che cosa potrebbe succedere? Ma ecco, adesso hanno addirittura disposto in una DPCM la possibilità di derogare a norme, ma è chiaro che in questo popolo di furbi, come siamo, ecco, notoriamente messi, ecco, ci stanno tante persone che stanno adesso lucrando. Ecco, le indagini, gli inquirenti, i sequestri, addirittura stanno utilizzando materiale che serve per catturare la polvere che non previene assolutamente il rischio biologico. Ecco, in Puglia abbiamo naturalmente una spettacolarizzazione delle questioni, ma di fatto si continua a far veicolare il contagio, il virus a piede libero. Si continuano ad avere ospedali promiscui che di fatto mettono a repentaglio l'incolumità di tutti gli operatori sanitari. Io ho provato più volte a spiegare al presidente Emiliano, al capo dipartimento Montanaro, quanto fosse importante invece trovare dei sanatori tipo il D'Avanzo che alla fine è stato utilizzato nella Capitanata, ma in Puglia, che è un tacco stretto e lungo, ce ne volevano uno per provincia. Secondo me è assolutamente un errore aver individuato gli ospedali di secondo livello come il Vito Fazzi, come il Perrino di Brindisi, come il Santissima Annunziata di Taranto, come lo stesso Policlinico di Bari o gli ospedali riuniti di Foggia, come centri Covid-19. Assolutamente sbagliato perché sarebbe stato più giusto andare ad individuare ospedali a più bassa complessità che potessero però all'interno contenere almeno una specialità, fosse l'ostetricia e la ginecologia, fosse la cardiologia con emodinamica, fosse la chirurgia generale, fosse l'ortopedia, perché è chiaro che una gravida con febbre e positiva al Covid, se va in un'ostetricia di un ospedale qualsiasi, lo fa diventare Covid, è quello che è successo con la chiusura di tanti pronto soccorso in giro per la Puglia. Ecco, ricordiamo quello che è successo al Santissima Annunziata, ma quello che è successo all'ospedale Santa Maria degli Angeli di Putignano, e poi è successo al Giovanni XXIII, è successo all'ospedale di San Severo, è successo all'ospedale della Murgia e sta succedendo e succederà ovunque. Lo stesso Miuli, individuato come ospedale Covid con 300 posti dedicati e doveva partire oggi alle 12, non è partito per mancanza appunto di DPI e questo la dice lunga sul fatto che noi stiamo mettendo e continuiamo a mettere a rischio il nostro sistema sanitario nella sua interezza. Io non voglio fare allarmismo, ma voglio ricordare che purtroppo gli ictus, i politraumi, gli infarti, ecco, le fratture di femore che andrebbero operate in 48 ore continueranno a verificarsi. Ecco, sì, c'è meno gente in giro, ci sono meno incidenti, ma ecco, se ti viene un infarto, ecco, non lo puoi sapere, non è che il Covid ci rende immuni da quest'altro tipo di patologie. Io rimango basito di come si stia ancora rischiando e si sia perso tempo in queste settimane. Ecco, io ho visto una previsione di contagio che entro il 27 di marzo porterà a 1.350 persone il numero dei contagiati. A quella data noi avremo bisogno di almeno 700 posti per ricoverare la metà di questi e
e circa 140 persone avranno necessità di terapie intensive. Nelle more di ciò, stiamo ancora temporeggiando sul nuovo DEA Lecce, del Fazzi, quello adiacente, dove per una querelle tra le due società che si contendono la fornitura di ossigeno, ecco, e non si sa quanto tempo ancora ci vorrà, piuttosto che derogare a ecco, legittimi, ma ecco, davvero, davvero incredibilmente anteposti all'interesse generale, profitti da parte di queste aziende, si continua a tener chiuso quell'ospedale che potrebbe garantire altri 40 posti di terapia intensiva. Ma abbiamo bisogno anche delle NIV, cioè quelle subintensive con le CPAP, le BIPAP, quelle con una ventilazione non invasiva, così come recita l'acronimo. Io francamente vedo come al policlinico si continua a mettere a rischio l'intera struttura, individuando addirittura in Asclepios che la stanno svuotando per cercare di concentrare di tutte le cose, non è assolutamente idonea. Peraltro ha pure una pista di atterraggio per elicottero non idoneo, tant'è che non atterrano mai. Ecco, andrebbero individuati, a mio parere, andavano individuati nosocomi, quelli chiusi che a Emiliano piace dire che sono riconvertiti, e ci stava il Fallacara di Trigiano, peraltro chiuso nel reparto di infettivi per portare in comando personale pubblico al Miuli, ci stava il Sarcone di Terlizzi, ma ci sta Monte Laureto che è immerso nel verde e alla stregua del Davanzo poteva diventare un sanatorio come c'era un tempo, ma ci sono tanti PTA in giro per la Puglia come quello di Bitonto, ecco, di Grumo, dell'ex ospedale di Altamura, piuttosto che quello di Mottola, molto nuovo e molto tutto abbandonato. Ecco, si poteva dedicare all'interno di quelle strutture dei mini ospedali o prendere alcuni primo livello e farli diventare ospedali Covid-19 per lasciare, ecco, tutti gli altri pronti a gestire naturalmente tutte le altre emergenze che, come dicevo prima, non si interromperanno. Io francamente devo ancora una volta rimarcare come non si sta facendo molto. Io spero che il personale che sta in queste ore rischiando la propria incolumità e mettendo a repentaglio anche quella dei propri cari, ecco, continui con abnegazione e nell'assoluta scarsità di dispositivi. Ecco, l'emergenza-urgenza è di fatto ancora oggi a Lecce, non ha tute adeguate a prevenire il contagio biologico, manca di tutto. Addirittura, ecco, mi comunicavano stasera che non riescono a percepire lo stipendio, pensate. Ecco, volontari che devono prendere 20-30 ore a turno o autisti soccorritori che non riescono neanche a prendere lo stipendio perché, ecco, direzioni amministrative, associazioni, non riescono a fare almeno la cosa più logica che si potrebbe fare, ecco, dare lo stipendio della mensilità di febbraio, considerato che siamo alla seconda quindicina di marzo. Io non so cos'altro dirvi, sono preoccupato perché ritengo che andavano davvero individuate location diverse per mettere in sicurezza il personale, perché se si ammalano loro alla fine li dobbiamo mettere in quarantena. Peraltro, ci sono norme contrastanti a livello nazionale che mettono, come dire, che non prevedono quarantena per alcune tipologie, di medici che d'altro canto, ai sensi del codice civile, se dovessero infettare altre persone nell'esercizio delle loro funzioni, dovrebbero andare a rispondere civilmente. Ecco, mi sembrano come un po' i volontari del 118, che non sono riconosciuti dall'INAIL quando si fanno male durante un soccorso, ma se poco poco decidono di non intervenire e quindi omettere un soccorso, penalmente sono perseguibili. Ecco, qui
stiamo davvero alla follia più assurda. Ecco, io non so quando ne usciremo, ma da quello che mi dicono gli esperti, prima della metà di maggio non ci sarà un crescendo continuo. Io spero e vi esorto a rimanere in casa quanto più possibile e sicuramente evitare gli ospedali, perché se ci si vuole beccare un virus, basta andare in un ospedale. Aveva ragione quell'economista di Harvard quando diceva che è più sicuro prendere l'aereo che varcare la soglia di un ospedale. Ecco, di questi tempi, ai tempi del coronavirus, questo detto, questa affermazione la vedo ancora più vera. Perché è davvero increscioso come si siano infettati questi ospedali che sono vasi comunicanti, addirittura portando a chiusure di pronto soccorso. Nell'ospedale della Muggia probabilmente domani mattina non si saprà come coprire i turni. Ci sono tutti i medici di famiglia, i pediatri, le guardie mediche, la specialistica ambulatoriale, gli universitari, tutti i professionisti che oggi, non potendo operare per decreto, l'intramenia, l'extramenia, la specialistica ambulatoriale, ecco, dovrebbero andare a dar manforte ai loro colleghi. Ecco, il giuramento di Ippocrate vale sempre, ancora di più in tempo di guerra, e se guerra è, deve essere guerra per tutti. Ecco, non possiamo arroccarci e nasconderci, e dobbiamo fare tutti la nostra parte, ma certamente non bisogna sottacere certe verità, perché francamente io non voglio, ecco, fare la Cassandra di turno, ma ritengo che si stia spettacolarizzando troppo. Molti politici si stanno facendo semplici campagne elettorali, ecco, gli stessi politici che erano criticati aspramente dai cittadini oggi passano per paladini. Va bene tutto, sarà l'ipocondria, sarà l'isterismo collettivo, sarà il momento. Ecco, mi sembra che il Covid-19 sia come una grossa nevicata, come quella che mi raccontavano esserci stata nel 1956. Quando per 2 metri di neve e per mesi si rimase bloccati e arrivavano con l'elicottero a portare le derrate alimentari. Ecco, mi sembra quell'epoca dove tutto si ferma, tutti gli altri problemi magicamente spariscono, abbiamo monopolizzato l'informazione. Abbiamo avuto qualche ammissione di responsabilità da parte della Protezione Civile. Io non posso far altro che continuare a cercare di sopperire, perché tutti i giorni mi avvertono e mi chiedono aiuto persone che sono in casa, che hanno febbre, che mi chiedono a chi rivolgersi, il Dipartimento di Prevenzione, perché poi c'è il numero verde, poi c'è il 112 e poi c'è il 118 e poi ci sono i numeri dei medici di famiglia, delle guardie mediche. C'è una canalizzazione che fa disperdere, crea falle e fa girovagare persone all'interno di ospedali. Ecco, andava centralizzata l'informazione. Ecco, cosa buona e giusta aver deciso di fare arrivare in pronto soccorso in ospedale solo con 118. Mi auguro che le tute in protezione 4 siano state recuperate e che tutte quelle in categoria 5-6 siano state ritirate. Ho anche dato dei numeri, dei contatti di aziende pronte a produrre mascherine in FFP2, quantomeno, perché quelle chirurgiche non servono a prevenire il contagio biologico. Io mi auguro che riusciamo a diventare autosufficienti, ad autoprodurre anche in Puglia, e non è questo il momento come dire, di derogare cioè questo è il momento di derogare a tutto. A Consip, al codice degli appalti, bisogna agire e agire in fretta. E chi oggi ha il dovere e l'onore e l'onere di governare una regione, una nazione, dovrebbe assumersi i rischi anche di infrangere delle leggi per un interesse più generale. Vi saluto, grazie.